Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Qui abbiamo un personaggio strano, voi. Saluti. Ciao a tutti. Abbiamo qua il signor Ale KKK che salta. E oggi vi presentiamo una mod, anzi due mod. Questo Class Action Serie 900, uscito quest'oggi sul modhub ufficiale. E questa pressa quadra della classe, la Quadrant 5300FC, uscita già da un po', ma prendo l'occasione per presentarlo oggi. Quindi procederò qua un po' di dettagli del class. Abbiamo tutta la serie, varie gomme che adesso vi mostrerò allo shop. Abbiamo anche la versione qua nera, perché noi non siamo razzisti, e allora abbiamo anche la versione nera, giusto Ale? Ah, sì. Allora, li possiamo trovare in trattori grandi, ovviamente in fondo tra le mod. Quello qui abbiamo colore principale, possiamo optare tra colore verde class, nero o bianco, colore design che si parla delle griglie, grigie o nero, grigio scuro o verde class, e cerchioni rossi, bianchi, neri, verde class o grigi o cromati. Ah, nero cromato, ecco. Ok, che brutti. Vabbè. Poi abbiamo marca gomme Trelleborg e Michelin, standard, pesi ruote, larghi, larghi con i pesi, doppie, doppie posteriori, un mucchio di configurazioni, insomma. Poi abbiamo anche la griglia qui intorno allo scarico, o nera o cromata, a vostro piacimento. E poi le configurazioni motore: 920, 930, 940, 950 e 960. E questo è il class, bel bestione di macchina. Dopodiché abbiamo la nostra pressa della class, eccola qui. Non abbiamo nessuna opzione di potenziamento o configurazione varia. Così è, così rimane. Ecco. Allora, direi che si può anche andare a imballare qualcosa. Anzi, prima facciamo vedere gli interni di questo class, voilà. Vedete, animata la leva dell'inversore. Retro illuminazioni, spie varie, anche la spia lampeggiante, freccia, e tutta la plancia poi tutta ben illuminata. Attacchiamo la pressa e ecco, una cosa che ho notato di questa pressa: da staccata non ci sono i dynamic hose staccati, mentre da attaccata compaiono aria, olio e corrente. Questo non so perché. Ale, tu sai darci una risposta? Boh, Non lo so. forse questi con te stacchi, te stacchi nel cuore, forse dice Ti qualche tutto. metti a cassetta di attrezzi che non ti hai Java. Sennò il ciappo freddo. Allora, facciamo vedere un po' il funzionamento, poi farei qualche passata a te Ale, che facciamo vedere da fuori come va questa pressa. Certo. Un po' da interno macchina anche. Ho buttato un po' di cemento in giro, ho visto. Vabbè. Qua c'erano troppe betoniere, bisogna finire tutto il cemento. E questi sono i risultati. Ok, la dispieghiamo. Molto semplicemente si apre il portello qui in fondo. Ale, intanto raggiungici in Sì. campo e direi di accenderla. Facciamo vedere qua un po' tutto ben animato. Bel suono. Da qui no, non si vede niente, peccato. Vabbè. Vabbè, direi di andare.
Ecco qui, velocità di crociera 20 km l'ora, come le presse di default, mi sembra. Questo class la tira senza problemi, quindi la copiata è più che azzeccata. La mod del class è di Smetti o TMT, più conosciuto, quindi sempre ottime mod. Parliamo del creatore del Fendt 800 e 900 favorite per il 17. Class 900-800 sempre per farmi 17, quindi sappiamo che ci dà delle belle mod. Anche class Xerion ha fatto, mi sembra, quindi sempre ottimi mod. Qui tutto ben animato, anche qui davanti Ale venga a prendersi la macchina. Intanto vi faccio vedere come lavoro da fuori. Dopo direi andare a fare un bel giro. Se magari abbassi il pick up, Ale. Il bello della diretta è questo. Sì. Qui il pick up di raccolta. Ben fatto, tutti i vari particle, bello anche il dirt che sta formando sulle ruote. Direi molto 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 bene. Ci fermiamo qua con la pressatura. Ok, ce la scarichi pure, signorale. Boh. Ah, che bello, quella resta là. Ah, mi piace. Sì, la scarica mia. Prova a serrare il portone, Dri. Oppelerà. Sì. Ecco, forse l'ha sistemata questa cosa. Sì. Comunque, vabbè. Ah. Portiamo poi i nostri amici a fare un bel giretto. E poi possiamo anche salutarci. Tutto ben animato, anche qui il bel schermo. Abbiamo anche schermo del GPS, sistema class. Fatto bene, veramente. Finalmente un bel trattore serio per questo nuovo farming, che è veramente carente di mod per ora, purtroppo. Ovviamente che tutti i pedali animati perfettamente. Veramente una buona mod. Non ci ho trovato problemi o errori nel log, quindi andate tranquilli. E questo è tutto, quindi direi di avviarci nella conclusione. Quindi salutiamo e ringraziamo Ale per averci aiutato. Grazie a me. Ecco, si ringrazia anche da solo, quindi è proprio gentile con se stesso, come si suol dire. E vi auguro un buon gioco con queste mod, provatele che meritano. E niente, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao, ciao.